Si accende il mercato della Juventus, finalmente Giuntoli comincia a piazzare i primi colpi in uscita, finalmente Giuntoli comincia a fare sul serio per quanto riguarda il mercato e soprattutto in ottica uscita, senza mettere in mezzo necessariamente i big, senza necessariamente dover svendere gente come Chiesa e Vlahovic. Occhio perché la Juventus nelle ultime ore avrebbe trovato, secondo Sky, un doppio accordo molto ma molto importante per quanto riguarda ben due cessioni che fanno parte di quel gruppone di giocatori che erano i famosi esuberi, un doppio accordo che fa felice la Juventus, fa felice gli acquirenti, fa felice i giocatori. Quindi scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Seguite tutta la durata del video perché chiaramente nella sua interezza, perché parleremo approfonditamente di tutte queste novità e occhio anche alle ulteriori cessioni che potranno arrivare. Quindi seguiteci lungo tutta quest'estate, mi raccomando, perché vi racconteremo le ultime novità di mercato e soprattutto poi il 20 ripartirà quello che è il campionato, e quindi seguiremo con voi tutte le partite di campionato, seguiremo anche Champions ed Europa League, insomma cercheremo di tenervi più aggiornati possibile. Andiamo alla notizia, sono due e sono molto importanti e quindi andiamo a analizzare nel dettaglio tutte e due. Partiamo dalla prima. La prima è che la Juventus avrebbe trovato un accordo di massima con la Lazio e Pellegrini è ad un passo dal ritorno alla Lazio. Il club biancoceleste avrebbe trovato un accordo con la Juventus per un prestito biennale con obbligo di riscatto. È chiaro che la Juventus si aspettava il prestito con obbligo di riscatto di un solo anno. La Juventus, pur di liberarsi del giocatore, ha accettato queste condizioni, ossia di vedere praticamente di fatto i soldi tra due anni. Questo però cosa consente alla Juventus? Di liberarsi di un giocatore, di liberarsi del suo ingaggio, di liberarsi di quello che è il peso di poi dover pensare l'anno prossimo a un possibile ritorno di Pellegrini e quindi poi a casarlo da qualche parte. Terzino sinistro, che è stata una richiesta forte, fortissima di Maurizio Sarri, che lo ha avuto lo scorso anno. Ricordiamoci che già lui era stato in prestito lo scorso anno alla Lazio, era stato in prestito anche all'Eintracht Francoforte, avrà altri due anni di contratto più uno di opzione. In questo momento è in corso un incontro tra l'agente di Pellegrini e la dirigenza della Lazio. Si sta chiudendo la trattativa e la Juventus è vicinissima a chiudere un altro esubero, perché la Juventus è stata chiara quest'anno. Giuntoli è stato molto bravo nell'imporre proprio le direttive. Cioè, signori, qua ci sono due situazioni pericolose. Cioè, i giocatori grossi da vendere, ma gli esuberi. Prima cerchiamo di piazzare gli esuberi, esuberi che non sono neanche andati in America e quindi lasciati a Torino ad allenarsi senza pericolo di infortuni e quant'altro, e con facilità poi di poter trattare. Pellegrini è rimasto a Torino, Pellegrini è molto vicino, è, anzi è praticamente fatta il suo trasferimento alla Lazio. Fa felice tutti, fa felice anche la Juventus e ovviamente la Lazio. Ma non è finita qua. Non sono ancora chiare le cifre, quindi attenzione. Credo che sia una cifra che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Staremo a vedere, però intanto l'operazione è bella che è andata e la Juventus può finalmente salutare un Pellegrini su cui, dobbiamo essere sinceri, la Juventus non ha mai puntato, perché lo ha preso in un'operazione di mercato in cui serviva liquidità, serviva mettere a bilancio una plusvalenza e tutto quello che volete, ma è un'operazione che, quel famoso scambio con Spinazzola, era chiaro che la Juventus non ci puntava minimamente su di lui. Ma non è finita qua. Perché la notizia forse più importante è una notizia che avevamo dato già una settimana e mezza fa. Già una settimana e mezza fa avevo dato la conferma di questa trattativa, ma eravamo lì, ai dettagli. Sky annuncia un'altra novità, quella relativa alla cessione di Denis Zakaria. Noi avevamo riportato la definitiva conferma la scorsa settimana, ma oggi, a quanto pare, è rimbalzato tutte le fonti anche su Sky. Anche Sky dà la chiusura della trattativa per 23 milioni di euro, inclusi i bonus. Quindi probabilmente un'operazione che si aggirerà intorno ai 18 milioni più 5 di bonus, o 20 milioni più 3 di bonus, staremo a vedere. Ma è un'operazione per un giocatore che era ai margini del progetto Juventus. Sappiamo benissimo che era un giocatore che a bilancio pesava 6 milioni ancora, quindi bisognava venderlo almeno sopra i 7-8 milioni. La Juventus riesce a venderlo a 23 bonus concluse, ma sono comunque 23. Ricordiamoci, la Juventus stava vendendo qualche settimana fa a 15. Poi però ci sono stati degli intoppi. In questo momento Juve e Zakaria si salutano anche in seguito a quella che
chiaramente un'operazione di mercato che serviva alla Juventus per, dopo Arthur, dopo Ranocchia, serviva a piazzare anche appunto il buon Denis Zakaria. Prestito con obbligo di riscatto, questa intanto è la formula. Prestito con obbligo di riscatto, quindi sarà un altro prestito, quindi la Juventus questi 18-23 milioni non li vede ora, ma li vede l'anno prossimo. Però è già importante sapere che l'anno prossimo non torneranno, e questo poi è il problema fondamentale, non è tanto il venderli nell'immediato a titolo definitivo oggi, è quanto sapere che l'anno prossimo non sarà punto e a capo. Cifra complessiva tra 18 e 23, quindi cosa vuol dire? 18-20 parte fissa, 3 bonus. È un'operazione che serviva, è un'operazione che era stato messo anche lui fuori rosa da tempo, ma attenzione, perché se la Juventus, oltre Zakaria, riuscisse a vendere anche McKennie, secondo me, anche McKennie, ma poi staremo a vedere, beh, secondo me c'è lo spiraglio per vedere negli ultimi giorni di mercato un'altra trattativa. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Amrabat, perché tra Manna e Giuntoli si è fatto un ragionamento, si è pensato a un giocatore già pronto per l'immediato, perché per Allegri Amrabat sarebbe un giocatore già pronto per l'immediato, ma che allo stesso tempo può anche essere futuribile, perché è un ragazzo di 25 anni. Tradotto, se Allegri in questa stagione, cioè Allegri l'allenatore di questa stagione, e per Allegri va bene, perché ha dato l'ok Allegri, nonostante secondo me non è un giocatore molto in linea con quelle che sono le corde del calcio di Allegri. Però Amrabat è un giocatore che davanti alla difesa ci può giocare. E soprattutto un giocatore che anche l'anno prossimo, quando, qualora Juventus dovesse cambiare allenatore, anche con un nuovo allenatore, Amrabat sarebbe un nome super affidabile. Attenzione però, perché c'è un problema. O meglio, più che un problema, secondo me può tramutarsi in una soluzione. Si parla di un'operazione in cui Juventus fa un prestito con diritto di riscatto, ma inserendo una contropartita tecnica. I problemi sono due: capire qual è la contropartita tecnica e quindi che valore gli puoi dare, e soprattutto l'entità. Perché ricordiamoci che contemporaneamente a questa operazione c'è anche Arthur alla Fiorentina. E io, ve lo ripeto ancora una volta, quando ho sentito Arthur alla Fiorentina ho pensato subito: Arthur e Amrabat insieme come giocano? Probabilmente Arthur va alla Fiorentina per sostituire Amrabat, e in quel periodo si parlava molto di Amrabat direzione Manchester United. La trattativa con lo United è un po' andata a scemare, nel senso che si sono un po' sviluppate diversamente, nel senso che l'Atalanta si era, lo United si era concentrato con l'operazione con l'Atalanta per Højlund, pagati 75 milioni di euro alla Dea per l'attaccante danese, per cui è chiaro che in quel momento era parecchio occupata. E sembra un po' un'operazione svanita. Amrabat secondo me ancora aspetta lo United. Però vi dico anche che un Amrabat alla Juventus non servirebbe tanto. Davanti alla difesa sarebbe un giocatore che darebbe ordine, libererebbe Locatelli dei compiti di regia e farebbe la mezzala in attesa del ritorno di Pogba, un centrocampo con Fagioli, Amrabat e Rabiot in attesa dei ritorni di Pogba, e con Locatelli prima alternativa per esempio a Rabiot, secondo me è un centrocampo che per lo scudetto può andare più che bene. Con la conferma però di Vlahovic e Chiesa, che io continuo a ritenere il minimo per poter pensare allo scudetto vero e proprio. Voglio sapere che pensate voi intanto di queste due cessioni, soprattutto con questi soldi che incassa la Juventus, che tipo di mercato ci sarà gli ultimi giorni di mercato? Scopriamolo, parliamone qui sotto nei commenti, perché la Juventus ha finalmente piazzato due colpi, quello di Pellegrini e quello di Zakaria.